What's up guys, con il vostro Nick, vi parla ragazzi, siamo tornati con noi, signori miei, oggi il nazionale, porco il dudulon, scascasse il mondo. Era, in realtà, è il giorno per portarvi le 5 classi certificate dal nazionale. Ovviamente dopo un'attenta analisi e tante prove per quanto riguarda appunto l'utilizzo in sé dell'arma in game, in base alle modifiche dell'arma particolari, qual dir si voglia motivo, oggi sono pronto per certificarvi tutte le 5, ovvero le 10 armi presenti in questo video. Quindi allacciate le cinture. Ok guys, partiamo subito a bombolone. Allora, dopo svariati nerf di tutte le sue colleghi dirette concorrenti, siamo qua per prima cosa, quindi per prima arma, a parlarvi del BP50. Quindi prima classe, composta da BP50 e la build, quella del nazionale, ovviamente certificata. BP50, raga, ve lo porto perché ovviamente non ha subito il nerf, è rimasto fortissimo e in più non è quasi minimamente soggetto a recoil, ha solo subito una modifica per quanto riguarda l'hipfire. Effettivamente la cosa non tange, ecco. Primo accessorio su tutto, il calcio pesantone per stabilizzare l'arma, canna pesante lore ovviamente per dare sia velocità proiettile che boost in portata danno, silenziatore VT Spirit Fire, sottocanna, impugnatura, supporto pesante Bruen e caricatore da 45 colpoloni. Raga, se volete un'ottica, ovviamente neanche a dirvelo, togliete l'impugnatura, supporto Bruen e mettete l'ottica, in questo caso, che più vi aggrada. Potete anche abbondare con un corio Eagle Eye, raga, come potete vedere. Si può assolutissimamente utilizzare, meglio sempre quelli un pochino meno invadenti, come il jack senza vetro. Seconda arma, duduloni miei, l'arma che a corto raggio, a livello automatico, in realtà non è proprio automatico, è un semi-automatico un po' particolare, è l'arma con il TTK più basso, la Core 45 con il kit di conversione. Ve l'ho già spiegato, raga, non è automatica quest'arma, nel senso che ha un colpo in entrata e uno in uscita, però se spammate veloce diventa automatica. Porchio di Dilons, primo accessorio calcio di precisione, ottica modello NIR 2023, spengifiamma, compensatore Zen e caricatore da 40 colpoloni. Ovviamente ultimo accessorio, il kit di conversione. Seconda classolona, composto in primis su un'arma che vi ho già portato, ovvero il DG50. Ragazzuoli, io non so cosa dirvi, nel senso che secondo me è la più consistent che c'è attualmente. Tra l'altro io ve l'ho fatta vedere col jack, ma paradossalmente la si può usare benissimo con il 2.5, perché come potete vedere, cioè, centrate il bersaglio con una precisione microchirurgica senza difficoltà, dudulozze. Difatti non posso che riconsigliarvela, in questo caso però con un'ottica un pochino più grossa. Calcio antirinculo, corio Eagle Eye, canna lunga Woody, silenziatore VT Spirit Fire e supporto pesante Brunello. Seconda arma, una di quelle che hanno potenziato con la Season 3 Reloaded, ovvero lo strikerone normale. Quest'arma, ragazzuoli, ha una caratteristica particolare, ovvero che oltre a non essere soggetta a recoil, non è soggetta minimamente a recoil visivo e né tremolio del mirino metallico, come potete vedere, raga. L'arma rimane sempre ferma, immobile, quando sparate. È una feature particolare, raga, dell'arma. E rientra praticamente tra le armi, in questo caso le mitragliette, più facili da usare, che possono utilizzare tutti, ovviamente, con la build del nazionale, senza dimenticarci chiaramente del movement e dell'entrata modalità mirino. Ragazzuoli, calcio Launchman Recon, canna lunga Striker Recon, spengifiamma, compensatore Zen 35, fermamano XRK Edge e caricatorone da 40 colpoloni. Non ho messo i 60, raga, perché i 60, cioè, in realtà potete anche metterli, però i 60, raga, influiscono tantissimo sul movement rispetto ai 48. È chiaro che se non vi interessa troppo essere super veloci, mettete i 60, però
per chi vuole anche il giusto compromesso tra facilità di utilizzo e velocità, lasciate 48. Terza crassona, partiamo ovviamente con il SOA Subventer come prima arma. Nonostante abbia subito un lieve nerf, raga, il SOA rimane comunque, per quanto riguarda i fucili automatici, il più forte, se non una tra le più forti. L'unica cosa che vi ho già spiegato in penso 200 video, che il SOA è un po' lento, che è un po' lento in tutto, e anche non è proprio perfetto di recoil, come potete vedere. È che effettivamente non potevo non portarvelo, perché a livello di danno è ancora il the best weapon in the world. Con una piccola modifica: calcio pesante, motion V2, canna lunga Dozer, freno Casu per stabilizzarla orizzontalmente, tamburo 50 colpi e non in sottocanna, ma in questo caso l'impugnatura, perché ha più benefit su quest'arma rispetto al sottocanna. Impugnatura d'assalto, accompagnata con la mitraglietta, che ritengo essere la migliore per quanto riguarda tutto il comparto mitraglietta. Lo strikerone 9, con la build ovviamente super fast, super confidence certificata da nazionale, raga. Perché ve lo dico? Perché è così sulla carta adesso, dopo soprattutto il nerf dell'HRM9, si è preso il posto, diciamo, dell'HRM9 a livello di TTK, essendo prima praticamente quasi attaccate. La build parte con lo calcione Striker Factory, canna lunga Striker Recon, spengifiamma, compensatore Zen 35, fermamano XRK Edge e caricatore da 50 colpoloni. Quarta classe, ragazzuoli, all'insegna dei vecchi meta sostanzialmente, perché prima arma su tutte l'M13B DMV2. Raga, qua molti saranno scettici. Questo scetticismo durerà poco nel momento in cui la proverete, perché è in realtà una delle armi più forti in questo caso da lungo raggio, sia a livello di grafici sia dell'arma in sé, perché ha poco recoil e ha subito un potenziamento con l'arrivo di Season 3 Reloaded, raga. Ma che ve lo dico a fare? Nel senso che forte, facile da usare e super consistent come arma. Ovviamente dovete provarla, raga, perché rimarrete abbastanza stupiti. Primo accessorio ottica senza il vetro, canna Bruen Echelon, ovviamente. Silenziatore VT Spirit Fire, supporto pesante Bruen e 60 colpoloni. Accompagnata con un vecchio amore, penso di quasi tutti, ovvero l'Uvaznev. Raga, l'Uvaznev non ha subito un buff in questo caso, soltanto che dobbiamo sfruttare il fatto che altre dirette concorrenti sono state nerfate. Il fatto che il Vaznev era in realtà un'arma forte e alcune sono state depotenziate entra non chiaramente nel meta vero e proprio delle mitragliette, ma tra una di quelle che in realtà vi consiglio sia per quanto riguarda il movement sia per quanto riguarda il danno mischiato alla facilità di utilizzo, ragazzoli miei. E la build parte con il calcio Otrezat, luce laser Razor Hawk per boostarla nello scatto e nelle entrate in modalità mirino, spengifiamma, compensatore Zen 35, fermamano XRK Edge e ovviamente i 45 colpononi. Ultima classe, ma non per importanza, partiamo subito dalla mia arma che ho rinominato l'arma zero sbatti, raga, perché non dovete fare nulla, perché oltre ovviamente a schiacciare l'R2 per sparare, perché per quanto riguarda il recoil fa tutto da sola, non implica il fatto di saper sparare, perché è completamente priva di recoil, che vi ho già presentato, ovvero il tacchino voluto, il tac evolver, calcio pesante Rampart, coreo Eagle Eye, canna lunga, freno Casus, impugnatura verticale Pivot e la build è quella perfetta, zero recoil, accompagnato con una delle mitragliette che ritengo essere the best mitragliette now in questo preciso istante, ovvero la VASP 9. Molto bene, ovviamente ne ho già parlato parecchio. È un po' particolare come mitraglietta, e la mitraglietta in realtà che se sfruttate l'headshot, quindi se sparate molto spesso in HS,
quella con il TTK è migliore perché ha ben 54 di danno in testa. Quindi penso che non debba spiegarvi troppo. Allora, a livello di movement non è paragonabile alla Striker 9. Preferisco la Striker 9, però è un'arma alternativa che ovviamente vi straconsiglio e che non potevo non consigliarvi. Calcio, Vasp, Classic, Ottica, Jack senza vetro, Spengifiam, Compensatore, Zen 35, Fermamano, DR6 e Caricatorones da 50 colpoloni. Molto bene, guys, il video ovviamente termina qui. Come avete notato, non vi ho portato un cecchino, raga. Non ve l'ho portato perché diciamo che la situazione dei cecchini, sì, in realtà è valido, si possono utilizzare chiaramente, però visto e considerato che sto cercando di portarveli, ma diciamo che Activision non fa il suo perché tende sempre a tagliargli le gambe. A sto giro, mettiamo così, non mi sembrava il caso di portarvelo, anche perché diciamo che non stanno workando come dovrebbero, a meno che effettivamente non abbiate un gameplay veramente super stacked dove vi piazzate in un posto e sparate, che vabbè, lì è un altro discorso. Comunque sia, ragazzuoli, fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate del video delle classi. Noi ci vediamo domani con il prossimo video. Bella, ragazzi.